Noi facevamo dei finti Sanremo con la telecamera e con tutti gli amici. Si passava le sere a pigliarsi a pomodori, a fischi oppure applausi. C'era il vincitore, poi chi pensava di vincere sempre, poi veniva fischiato. Insomma, era divertente. Poi c'erano degli stonati dentro, forti, che erano convinti di andare bene. Fa parte un po' di quel discorso del non atteggiarsi, essere, no? E non apparire. Ci sono delle società metropolitane in cui la dedizione all'apparire è fortissima, per cui se uno si diverte, ma noi, non, per esempio, dico noi perché poi non l'abbiamo mai fatto, non ci divertivamo nei salotti. Allora di me se ne fregava nulla a nessuno, ma di lui dicevano che era orso, no? Ora, invece non era vero nulla, era proprio il contrario. Magari gli orsi erano loro, quelle pellicce che stavano lì a annoiarsi, a rompersi le scatole tutta la sera. In un salotto atteggiarsi uno che sa fumare, quell'altro che c'ha il bicchiere, quell'altro che dice la cosa giusta. Una noia mortale. Quindi in questo fare il divo sarebbe stato contro la sua salute mentale proprio, no? Perché era quello che più ci dava fastidio in assoluto, quelli che si danno importanza, quelli che si danno delle arie, quelli gli sciupafemmine, insomma, anche se poi le ragazze gli piacevano moltissimo e ha cercato anche, credo sinceramente, qualcosa. Dalle donne, no? Però la sede, salotto, non era la cosa. E nel salotto brilla l'incantasalotti e a volte l'incantasalotti fa più strada apparentemente di altri, ma insomma, noi eravamo di un altro. Vedevamo le cose in un altro modo.